Ok, possiamo partire con il countdown. Electric Drive Italia. Buongiorno a tutti, sono Daniele Del Pesce, sono il CEO e il fondatore di Electric Drive Italia. Electric Drive Italia è una società che è nata in Q4 del 2014 ed è una società che si occupa di servizi integrati di mobilità elettrica. Questi servizi sono incentrati su una piattaforma ICT che abbiamo denominato BOMTS, che è l'acronimo di Banking, Operation, Maintenance, Telematics and Security. Questa piattaforma serve fondamentalmente per la gestione di infrastrutture intelligenti e la fornitura di servizi correlati. Tutto ciò con un focus sui business plan. Quali sono state le esigenze dei drivers? Evidentemente la prima è di carattere ambientale, quindi mitigazione di impatto ambientale e qualità dell'aria. E la seconda è fondamentalmente andare incontro alle esigenze del settore automotive che sta introducendo nuovi veicoli a sempre ridotta emissione, in particolare veicoli diciamo ibridi, quindi con doppia motorizzazione, o veicoli completamente elettrici. I settori quindi interessati non è soltanto quello del trasporto delle persone, ma è anche quello del trasporto merci, con tutte le implicazioni che abbiamo sul tema del last mile. Qual è l'idea progettuale? L'idea progettuale è quella di porre l'Electric Drive Italia come e-mobility service provider, ovvero come charge point operator. Qui abbiamo uno schema che segue la normativa europea. Potete vedere fondamentalmente che l'e-mobility service provider è colui che fa da pivot tra la società di utility, quindi la società che fornisce l'energia elettrica, il customer e i veicoli veri e propri. Quindi fondamentalmente abbiamo creato una piattaforma intelligente, una piattaforma di back office che sia realmente fruibile dal grande pubblico e completamente svincolata dal trader e dall'utility in generale. Quindi mi piace dire che questo è un progetto al servizio del paese ed è un servizio, se volete, democratico. Quali sono state le problematiche? Le problematiche sono state quelle di fondamentalmente mettere insieme le esigenze dei costruttori delle stazioni intelligenti, quelle dei costruttori automotive e quelle degli automobilisti. In più abbiamo pensato a un oggetto che potesse rendere realmente bancabili i progetti che andiamo a realizzare. Tutto questo viene rappresentato dalla nostra piattaforma che fondamentalmente va a costituire un trade union tra infrastruttura di ricarica, fornitura di energia, fleet management, renewable energies e tutta la parte di consulenza e progettazione. Questo è lo schema della piattaforma che abbiamo ingegnerizzato negli ultimi 2 anni, che ha 5 mattoncini fondamentali che possono essere riassunti nel mattoncino banking, nel mattoncino operation, telematics, security and maintenance. In particolare il mattoncino banking è un qualcosa che va a garantire l'accesso, come dicevo prima, al grande pubblico completamente online con tutta una serie di servizi che vengono garantiti dai nostri rapporti con il gruppo Intesa San Paolo e Setefi. La parte di operation va a vigilare, esattamente come succede negli impianti di potenza e negli impianti da fonte rinnovabile, 24 ore su 24 in tempo reale tutta l'infrastruttura. Quindi fondamentalmente nel momento in cui c'è un fuoriservizio parte la parte di maintenance. Per quanto riguarda invece la parte di telematica, può essere scissa fondamentalmente in due temi: la parte di servizi integrati veri e propri di mobilità elettrica e tutto quello che afferisce gli smart services, quindi pubblica amministrazione, settore turistico e altri settori. L'azienda quindi è in grado di fornire una piattaforma multifunzionale BOMTS che viene ingegnerizzata poi ad hoc in funzione delle esigenze dei vari customers, l'infrastruttura intelligente, quindi un'infrastruttura che è dotata sempre di server che colloquiano in tempo reale con la piattaforma, così come avviene per i veicoli elettrici, una gestione operativa 24 ore su 24 e tutta la serie di servizi smart che vi ho elencato. Quindi questa azienda ha la capacità di fornire delle infrastrutture elettriche intelligenti con un utilizzo veramente massivo dell'information technology. Ritornando al concetto di bancabilità, noi monitoriamo quindi ogni progetto che per noi è un business case in tempo reale
e abbiamo quindi piena visione di come evolve nel tempo, quindi affianchiamo i nostri clienti nel tempo. L'applicazione ovviamente è molteplice, la scalabilità è infinita poiché abbiamo progetti che possono essere ricondotti alla pubblica amministrazione, alla parte pubblica, ma anche alla parte privata, quindi banche, enti turistici, stazioni di servizio, eccetera. Come ultima cosa posso dire che in data 5 avremo l'occasione di presentare il nostro primo progetto, che è un progetto di mobilità sostenibile in collaborazione con l'Università LUISS di Roma e con il supporto significativo di Intesa San Paolo. Vi ringrazio. Posso fare una domanda in più? Così voi gestite in quel senso la ricarica elettrica, ma vi mettete in concorrenza con Enel, Edison e tutti i fornitori di elettricità, o vi volete mettere in mezzo tra Enel e la colonna dell'elettricità? No, questa è una domanda pertinente. Sostanzialmente, come si vede da questa slide, noi ci mettiamo in mezzo come fornitore di servizi, ma non come società interessata a fare business sulla vendita di energia, sì, che è una cosa differente. Perché così queste aziende anche grosse che hanno grandi apparati anche tecnici sul territorio dovrebbero affidarsi poi a voi, a lasciare tutto così in una mano da voi? Le rispondo con una controdomanda. Perché in Italia non ci deve essere una piattaforma che abbia come finalità unica quella degli interessi dei cittadini e non quella dei trader? Quali sono le vostre probabilità così di spuntarcela di fronte a Enel, Edison e tutti gli altri fornitori? Ma diciamo che noi ci poniamo comunque non in antitesi, ma se vuole anche case by case a supporto di vari trader, quindi non è per forza un progetto che va chi sarà il primo a adottarvi una città, un municipio? Sono le tre sedi dell'Università di Roma, LUISS. Ok, grazie. Grazie a voi. Grazie.